Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Live. Tutta l'informazione di Rieti Provincia su rietilive.com, Facebook e Instagram. Un blitz antidroga ha svegliato questa mattina il centro città. Gli agenti della polizia di Rieti, in particolare la squadra mobile, ma con l'apporto di personale anche di altre questure, hanno messo in piedi un'operazione per smantellare un giro di spaccio che ha come base la zona del Velino tra il centro e Ponte Cavallotti. Durante le operazioni un uomo, per sfuggire al blitz, si è tuffato nel Velino. Si tratta di un nigeriano attualmente in fuga nel mirino degli arresti, in totale una decina quelli effettuati, che gli agenti hanno messo a segno. Alla vista della polizia, intervenuta con numerose unità di personale, l'uomo si è tuffato in acqua e poi, una volta tornato a riva, si è dato alla fuga nella boscaglia, facendo perdere le proprie tracce. Per cercarlo sono intervenuti anche i vigili del fuoco in acqua con un gommone. Rieti conquista il primato come provincia migliore del Lazio in tema di donazione di organi e tessuti ed è 36esima su 107 province a livello nazionale. Lo certifica l'ultima edizione dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro Nazionale Trapianti, che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all'atto dell'emissione della carta d'identità elettronica nelle anagrafi dei comuni d'Italia in cui il servizio è attivo. È morto questa mattina Graziano Leoni, conosciutissimo in città per aver lavorato nella gioielleria di famiglia dopo una vita alla viscosa. Lo ricordano in una breve lettera che Rieti Life ha pubblicato integralmente sul sito i nipoti e i familiari. Graziano, scrivono, conosciuto per le sue doti umane e professionali, ha vissuto con generosità ed altruismo, spesso nascosto tra lo scherzo e l'ironia, come testimonia chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo nel corso della vita. I funerali si terranno sabato 15 aprile alle 11 nella chiesa di San Michele Arcangelo. La famiglia chiede donazioni all'ACLI Giorgio e Silvia. Nuovo appuntamento questa sera alle 21 con La Rana nel Pozzo, il talk politico di Rieti Life condotto dal direttore Emiliano Grillotti. Ospite l'ex deputato del Partito Democratico Fabio Melilli. Nella puntata spazio alla politica nazionale, locale, ma anche ai progetti e ai lavori che dovranno partire a Rieti. Un'iniziativa particolare, quella che si svolgerà domani a Casperia. Si terrà una dimostrazione di Quidditch, lo sport diventato famoso con la saga di Harry Potter. Al campo sportivo comunale un gruppo di turisti inglesi che pernottano nel Borgo Asprese hanno deciso di cimentarsi pubblicamente nello sport di squadra tratto dai romanzi di J.K. Rowling. Inventato nel 2005, il Quidditch è uno sport in espansione che viene praticato in molte nazioni ed è stato adattato utilizzando elementi del rugby, del dodgeball, del calcio e della chiapparella. Era questa l'ultima notizia del telegiornale di Rieti Life, che torna domani sempre alle 20:45 su rietilife.com, Facebook e Instagram. Buona serata.